Basket, giornata storica ieri per l'APO Udine che ha vinto la Coppa Italia di Serie A2. Nella finale giocata a Roseto degli Abruzzi, la squadra di Bonicioli ha battuto Cantù per 74 a 55. La cronaca della partita in questo servizio di Andrea Saule. Una marcia trionfale, una superiorità tattica e soprattutto una profondità di roster che non hanno eguali nella categoria. L'APO Udine ripaga i cospicui investimenti del presidente Pedone e regala a lui e ai suoi tifosi la Coppa Italia di Serie A2. A Roseto i bianconeri concludono la 4 giorni abruzzese vincendo 74-55 contro Cantù in finale. I lombardi, che hanno avuto di recente problemi di Covid e hanno dovuto spostare la partita di campionato proprio contro i friulani, avanti di 2 punti in classifica, dovrebbero essere una delle alternative più credibili per la promozione. Eppure non c'è stata partita. Dura, intensa, scorbutica, la squadra di Bonicioli in modalità finale si difende e ci si affida all'uomo più esperto. Lessi dimostra ancora una volta che a questi livelli fa quello che vuole. 15 dei 25 punti arrivano nel primo tempo, quando c'è più bisogno. Ottime risposte arrivano anche da chi non te le aspetti. Esposito in crescita costante e uno dei migliori, soprattutto nella prima metà, che finisce con Udine sopra solo di 4 e Cantù che si rammarica per la giornata storta di Allen. Nella ripresa però in campo ci sono solo le maglie bianconere. In difesa Bonicioli stringe ulteriormente limitando Da Ross e concedendo solo 7 punti in 10 minuti agli avversari, volando sul più 15 con la tripla di Ebeling. Il più 19, firmato da capitano Antonutti al primo possesso del quarto decisivo, conferma che non c'è storia. Gli ultimi 8 giri di lancette sono accademia. Siamo contentissimi di aver vinto questa importante manifestazione portando il primo trofeo a Udine, città nella quale io mi trovo molto bene e alla quale devo tutto, perché senza Eddie Snyder tanti anni fa, così come senza il presidente Pedone, adesso non avrei cominciato ad allenare, non avrei continuato ad allenare. Siamo allo sport basket, ritorniamo sull'impresa messa a segno da Udine a Roseto. I bianconeri hanno vinto la finale della Coppa Italia di categoria battendo nettamente Cantù. La squadra si gode la vittoria, ma è consapevole che questo deve essere solo l'inizio. Ormai, più che una speranza, la promozione in A deve essere un obiettivo. Sebastiano Franco. Una coppa alzata, gioia e orgoglio, tutto friulano. Coppa Italia di Serie A2 tra le braccia dei giocatori dell'APU. La memoria del presidente Pedone ritorna 15 anni fa, quando la società iniziò il suo cammino in una palestra di Remanzacco, partendo dal campionato di promozione. L'APU Old Wild West ora vince il primo trofeo della storia, battendo Cantù nella finale di Roseto per 74-55, gara dominata con Lacy, autore di 25 punti. Finalmente oggi abbiamo un risultato da poter portare a casa al nostro pubblico magnifico, a tutto il nostro Friuli che noi rappresentiamo al massimo vertice del nostro sport nazionale. La squadra di coach Bonicioli e il presidente si godono il momento, ma guardano lontano, consapevoli che questo trofeo deve essere soltanto la premessa di una stagione da chiudere con la promozione. Il primo posto attuale dà concretezza all'obiettivo da conquistare soltanto dopo i playoff. Società e staff tecnico sono pronti al grande salto. Lo sottolinea Pedone spiegando che nell'era Covid i ricavi da sponsorizzazioni sono aumentati del 30%. Settore scouting, quello sanitario e una nuova sede parlano già di un sistema basket a Udine. Poi il successo te lo devi meritare sul parquet, aggiunge, senza fare proclami, non è nel nostro stile. Siamo certi però, dice il primo tifoso dell'APU, di aver fatto tutto il possibile a livello tecnico per abbassare la soglia del rischio. Infine, conclude Pedone, credo nel lavoro di Matteo Bonicioli, il coach, e potremo giocarcela fino in fondo. Quindi un grazie a tutti e non vedo l'ora di portare la coppa a casa a Udine. Grazie.